Posso aggiungere una cosa che riguarda invece le banche, proprio per, sì. per cioè, quello che è scritto a pagina 209, e ovviamente lo riconfermo, quello che dovevo dire l'ho detto, quello che dovevo Vizzoni ancora non parla. L'ho scritto, noi consideriamo ogni scandalo bancario come un fatto a sé, come una sorta diciamo di incidente di percorso, che è dovuto a alcuni casi particolari, a quel territorio e così. E poi, come spesso accade nel nostro paese, si richiude tutto in un istante e si pensa che il problema sia stato risolto. Non si ragiona sul fatto che qualcuno non ha controllato e che forse doveva controllare, che c'erano dei revisori, che c'erano degli amministratori indipendenti, che c'erano degli organi di controllo. Ma se voi mettete insieme e cominciate dalla Carical, poi arrivate fino alla Bipop Carire, la Popolare di Lodi, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, Banca Etruria, Banca Marche, e li mettete tutti insieme. C'è Antibanca. Beh, insomma, francamente è molto difficile sostenere che sono stati tanti casi isolati. Ecco, un altro dei riflessi condizionati dei sistemi di potere in Italia è il seguente. Beh, insomma, il sistema è sano, ci sono soltanto delle mele marce, ma quando le mele marce sono troppe, beh, forse ci si dovrà porre il problema del perché non si è intervenuti. E questo è un problema che riguarda l'intero sistema, riguarda la classe dirigente, riguarda il mondo bancario in generale, riguarda il fatto che nel nostro paese non c'è un costo reputazionale, che io posso mandare a catafascio una banca o un'azienda e poi provo posto dal concorrente senza pagare un prezzo di nessun tipo, perché questo è quello che accade nel nostro paese, cioè non c'è un costo reputazionale. E poi c'è una tendenza dei vari settori e delle varie corporazioni anche del mondo di richiudersi, di espellere il resto e di dire beh, ci laviamo i panni in casa, e a volte questi panni non si lavano. Nel 2005, lo dico nel libro, ci fu un articolo del Sole 24 Ore in cui si definiva la Popolare di Vicenza una hedge bank, cioè una banca con una tendenza al rischio più elevata della media. E beh, insomma, quell'articolo poi provocò la sollevazione generale di tutta l'industria del nord-est. Dice, ma come? Venite a toccare la nostra banca che è il fiore all'occhiello? Cioè, ma anche lì riconosco una colpa del direttore, è giusto che dia, perché quegli articoli sono stati pubblicati, ma lì avrei soprattutto dovuto avere il coraggio di fare una campagna su quello. Anche se la pubblicazione di articoli che mettono in dubbio il valore di un bilancio, magari di una società o di una banca quotata in borsa, ovviamente si configura nell'immediato in un danno evidente per coloro che hanno i titoli di quella società o di quella banca. E allora probabilmente questa paura mi ha un po' trattenuto e forse avrei dovuto avere maggior coraggio. Cioè bisogna rompere le scatole quando si pensa che c'è una cosa giusta senza pensare poi e guardare in faccia a nessuno. E lì una colpa, c'è una delle tante colpe che sono riconosciute in questo momento. Eccolo qui De Bortoli, che ha parlato un quarto d'ora di sistema che vuol dire niente. Dottor De Bortoli, mi scusi. Adesso lo devo provocare. Io ho sentito parlare delle vicende bancarie per 10 minuti di sistema. E il sistema non vuol dire niente. Ah beh, certo, il sistema bisognerebbe essere più nello specifico, insomma. Ma avremo. Non ho sentito Consob, Banca d'Italia. Ma avremo l'opportunità di parlarne, se vuoi magari anche con questo strumento quando vuoi. Ok.